Siamo partiti con la Seat Ibiza, passando per la Volkswagen Polo e arrivando infine con l'Audi A1. Ma la piattaforma MQB A0, ragazzi miei, costituisce la base anche per una famiglia di mini SUV all'interno del gruppo. Una delle ultime arrivate è proprio lei, la Volkswagen T-Cross. Ve l'abbiamo già fatta vedere staticamente con il nostro Master Pilot. Adesso abbiamo un pochino più di tempo da trascorrere con lei, ce la guardiamo un po' più nel dettaglio e dopo ovviamente andiamo a guidarla su strada. Giro la telecamera e inizio con le dimensioni. Uno degli argomenti forse più interessanti, stesso passo della Polo, 2,56 m, siamo 5,5 cm più lunghi, arriviamo a 4,11 m, ma siamo 13 cm più alti, questo vuol dire 1,58 m, larghezza di 1,76 m, ma queste dimensioni in più, anzi la modularità della piattaforma, permette di aumentare lo spazio all'interno del bagagliaio. Ve lo faccio vedere subito, non perdo tempo. Ci sono 385 litri di capacità all'interno in configurazione standard, ma i sedili posteriori possono scorrere su delle guide di 14 cm e regalarci 455 litri di capacità massima. Davvero niente male, direi. Spazio organizzato molto bene, soglia di carico non troppo alta e non c'è nemmeno lo scalino che ci va a ostacolare nelle manovre di carico e scarico volendo. Tra l'altro c'è anche questo doppio fondo da cui potete ricavare un po' di spazio extra nel caso vi serva. I sedili sono frazionati 60-40 e abbattendo gli schienali riusciamo ad arrivare a 1280 litri di capacità. Se invece andiamo a chiudere, chiusura esclusivamente manuale, su questa T-Cross non ci sono allestimenti o accessori che vi permettono di avere la chiusura elettroattuata, vi faccio vedere appunto il nuovo linguaggio stilistico che unisce i due fari con questa striscia catarifrangente e che appunto inaugura una sorta di nuovo corso all'interno del gruppo che magari vedremo su altre vetture più avanti. Parlando invece di anteriore, parlando sempre di stile, ditemi voi se siete d'accordo con l'affermazione che ho sentito oggi da alcuni colleghi, secondo cui l'auto nel frontale assomiglia un po' a una sorta di mini Touareg, cioè questo family feeling con il big SUV della casa tedesca. Ve la faccio vedere un po' meglio. Fatemi sapere nei commenti appunto se anche a voi dà o meno questa impressione. E già che siamo davanti, parliamo di motorizzazioni. Per adesso in Italia saranno disponibili soltanto i 1000 TSI a benzina, i tre cilindri da 95-115 cavalli. 95 cavalli che sarà disponibile soltanto con il cambio manuale, mentre il 115 avrà anche la possibilità di essere equipaggiato con il 7 marce DSG. Volendo poi ci saranno più avanti i 1500 benzina TSI da 150 cavalli, anche questo 6 marce manuale o 7 marce DSG, e continuando dovrebbe arrivare il 1600 TDI da 95 cavalli. 1600 TDI che stiamo provando in questo momento, purtroppo era l'unica auto rimasta, sono sicuro che molti di voi l'avrebbero preferita con il benzina, ma interessante vedere come all'interno del mercato italiano il diesel tenga veramente botta e ovviamente si tratta di una motorizzazione già omologata Euro 6 di temp, per cui in linea con tutte le ultime norme in materia. Abbiamo parlato di spazio, abbiamo parlato di design, ve la faccio vedere anche all'interno, dove spengo immediatamente i fari. Allora, dunque, finiture davvero niente male, diciamo quasi inappuntabili come assemblaggi e solidità in generale. Vi faccio vedere anche l'ingresso, non c'è davvero nessun problema, sto molto comodo, c'è tantissimo spazio per la testa, ve lo ricordo sono alto poco più di 1,80 m. La cosa che vi volevo dire è che i sedili sono più in alto di 11 cm rispetto alla Polo. Quindi questo riesce a darvi molto più controllo sulla strada, avete sempre un'ottima visuale, se vi sentite sicuri stando più in alto sicuramente è un fattore da tenere in considerazione nella scelta tra questa e la Polo. Dicevo, interni che hanno tutti i sistemi di infotainment di ultima generazione, ve li faccio vedere, accendiamo il quadro Active Info Display con lo stesso schermo per il sistema di infotainment che è sempre da 8 pollici, si possono gestire tutte le informazioni, ogni cosa, qui abbiamo anche i comandi vocali ovviamente, si parla appunto di un'auto che è dal punto di vista dell'assemblaggio quasi inappuntabile, forse i materiali
in questo caso non si sono impegnati tantissimo, e questo è anche uno degli allestimenti più ricchi. Questa è l'unica parte soft touch che troviamo all'interno della portiera. Mi sarei aspettato qualcosina di più, mentre qui invece troviamo il volante con questo nuovo disegno e ovviamente i comandi per andare ad agire sui sistemi di assistenza alla guida, che in questo caso arrivano al secondo livello. Abbiamo il DSG, dopo vedremo anche come va. Intanto giro di nuovo la telecamera e vi porto a fare un giretto anche nella parte posteriore dell'auto. I sedili, come vi ho detto, possono scorrere, il divano riesce a scorrere sulla guida. Vedete, possiamo farlo andare in avanti e indietro per recuperare più o meno litri all'interno del bagagliaio. Anche qui si sta parecchio bene, tutto lo spazio che mi serve per la testa. Il sedile anteriore è impostato sulla mia altezza e guardate un po' lo spazio che mi rimane per le ginocchia, è davvero niente male. Si viaggia sicuramente comodissimi in quattro, tra l'altro i sedili hanno anche una buona sagomatura. Qui davanti, anzi qui dietro, ritroviamo un po' lo stesso problemino della parte anteriore, ovvero delle plastiche che non fanno davvero impazzire. L'unica parte soft touch è questa qui più in basso. Detto questo, ci sono anche due prese USB per la ricarica dei vostri smartphone. Non possiamo gestire separatamente la climatizzazione, ma ovviamente sappiamo che su questo segmento non su questo segmento appunto non è possibile operare il clima dalla parte posteriore. Come vi ho detto, tanto spazio, un assemblaggio che comunque è convincente in termini di qualità. Forse ci voleva un pochino più di attenzione per i materiali. Detto questo, direi di andare a vedere come se la cava su strada. Va bene, eccoci allora al volante di questa T-Cross. Abbiamo scelto l'unica motorizzazione che purtroppo era rimasta disponibile per il test, ovvero il 1600 TDI da 95 cavalli. Al momento in Italia non è ancora disponibile, vi ricordo che sarà soltanto acquistabile all'inizio con il 1000 TSI da 95 o 115 cavalli. Nel secondo caso potete tra l'altro avere il cambio DSG a 7 rapporti, il cambio DSG a 7 rapporti che abbiamo qui su questo equipaggiamento. Allora, che cosa c'è da dire? Dunque, non si tratta ovviamente di una rivoluzione in termini di guidabilità e non è nemmeno qualcosa da strapparsi i capelli, ma questa non è un'offesa. Si tratta semplicemente di un'auto che cerca di coniugare la praticità data da uno spazio maggiore, sia di abitabilità che di bagagliaio rispetto alla Polo, con, possiamo dire, la moda tra virgolette del SUV. Si sente che la posizione è rialzata, siamo più alti di 11 cm rispetto a una normale Polo. Prima tra l'altro abbiamo fatto anche una innocua stradina di campagna, quelle dove al centro c'è un po' di dosso, un po' di terreno rialzato, e non c'è stato alcun problema nemmeno di sfioramento del sottoscocca, per cui ovviamente siamo lontanissimi dall'off-road per come lo concepiamo tutti, ma nel caso vogliate appunto avventurarvi in qualche stradina bianca, diciamo che l'altezza da terra in più dà una mano rispetto a una macchina come potrebbe essere la Polo. In questo momento vi faccio anche vedere che l'Adaptive Cruise Control ha riconosciuto il ciclista davanti a me, la macchina ha rallentato autonomamente e a questo punto devo intervenire per forza in modalità manuale, altrimenti continuando appunto a percepire il ciclista non ci farebbe più passare. Vediamo appunto che riesce a regolare la velocità, in questo momento sta facendo tutto da sola. Parliamo allora di ADAS, che sono al secondo livello e in questo caso non hanno la calibrazione perfetta che magari troviamo sulla Golf. Diciamo, nonostante qui le strisce si vedono bene, abbiano un buonissimo contrasto con l'asfalto, anche se lascio il volante vedete che non ce la fa a tenerci dentro la corsia. Ovviamente questa non è la situazione, si tratta di un ausilio alla guida, non è propriamente guida autonoma e vi consiglio di usarlo solamente in ambienti autostradali. Per quanto riguarda il comfort, si sta davvero bene, c'è tantissimo spazio, la posizione di guida rialzata ci dà un ottimo controllo su quello che abbiamo davanti, la visuale è molto buona, questo può essere un vantaggio per chi si sente più sicuro con una guida un po' più alta rispetto a quella di un utilitario o di una berlina, e appunto non c'è nemmeno troppo rollio da renderla a tratti un pochino fastidiosa. Il motore invece ha un buon tiro, non è particolarmente frizzante, non è
brioso al 100%, diciamo che si affida alla schiena che offre, che offrono questi 250 Nm di coppia, per cui in questo momento stiamo viaggiando in settima marcia, 90 all'ora, con un filo di gas e i consumi che non sto a verificare, visto che mi piacerebbe avere condizioni un po' diverse e un pochino più di tempo. Tra l'altro lì c'è un collega, dovrebbero attestarsi su quelli rilevati anche per Polo e T-Roc. Ovviamente le dimensioni e il peso possono incidere, ma non credo di tanto. Magari i nostri Wonga e Bordons lasceremo il compito di verificare questo dato, e magari lasceremo anche il compito di verificare quanto sia buono il 3 cilindri 1000 su questa T-Cross. Ed eccoci qua, allora, prova terminata. Non se l'è cavata per niente male questa T-Cross, un'auto dal carattere molto mansueto, un'auto molto pacata, secondo me sarà molto a suo agio all'interno degli ambienti urbani, viste le dimensioni contenute e la grande abitabilità, ma soprattutto la capacità di carico che riesce a darvi in poco più di 4 metri. Sarebbe stato interessante vedere anche il comportamento del 3 cilindri, ma non vi preoccupate, ci sarà tutto il tempo. Parliamo un attimo di allestimenti, ce ne saranno 3, Urban, Style e Advanced, e volendo si potrà aggiungere il kit airline. Questo dà la possibilità di accedere a una maggiore personalizzazione di esterni e interni, e darvi anche la possibilità di optare per cerchi più grandi fino a 18 pollici. Ci sono poi anche altri accessori come i fari full LED, e volendo con 1500 euro riuscirete anche ad aggiungere il cambio DSG a 7 rapporti. Per i prezzi, appunto, si parte da circa 18.000 euro, ma a questo proposito vi invito ad andarvi a leggere l'articolo su automoto.it per avere tutte le informazioni specifiche a riguardo su ogni versione. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere che cosa ne pensate della T-Cross qui nei commenti sul nostro canale di YouTube e ovviamente sul sito. Un saluto, ciao ciao! Ciao Alberto!